Diciamo, inizialmente l'idea era quella di darvi una overview sostanzialmente di quella che è la filosofia, la visione con cui abbiamo voluto affrontare una tematica molto importante, era quella della durabilità dei materiali da costruzione, sulla quale la Commissione europea a un certo punto ci aveva chiamato a cimentarci, ci aveva chiamato a riflettere, ci aveva chiamato a mettere a posto le nostre, mettere a punto le nostre strategie. Quindi questa prima parte è il nostro concetto, la nostra idea, il nostro pensiero di durabilità. E qui partiamo appunto dal settore dell'industria delle costruzioni, è un settore particolarmente importante. Questa è una survey del World Economic Forum un paio di anni fa. Più o meno vale il 6% del prodotto interno lordo mondiale. Se andiamo nei paesi in via di sviluppo, anche qualcosa di più, con queste revenues annuali di 10 trilioni di dollari. E soprattutto quello che leggiamo qui è l'1% del prodotto interno lordo investito in infrastruttura nel giro di 4 anni, quindi anche in una prospettiva temporale relativamente breve, porta all'1,5% di crescita del prodotto interno lordo stesso. Nel prossimo decennio, questi sono numeri tratti da rapporto pubblicato dalla Commissione europea, 209 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, strategiche significative del settore della vita. Però noi abbiamo anche altri particolari problemi, problematiche, per la situazione delle poste. Se uno va su Wikipedia, la linea costiera 66.000 è quella degli Stati Uniti, per averlo. E l'Italia ha una linea costiera di 7.600 km, quindi più del 10% di quella che è la linea costiera. Peraltro problematiche, questa è la foto tratta dal Times of Malta di una settimana fa, una mareggiata, un faro, sostanzialmente quali possono essere le conseguenze. Conseguenze che sono poi dovute anche al cambiamento climatico, quindi all'estremizzazione dei determinanti del territorio. Ma siamo chiamati anche a intervenire in altri ambiti, per esempio quello della crescita verde, sostanzialmente, energie alternative, l'energia eolica offshore, l'energia degli oceani, l'energia geotermica. Queste sono previsioni di crescita di qui al 2050 in termini di capacità installata, ma anche in termini di capacità di creare posti di lavoro. E un altro settore strategico, avremo diciamo, un esempio di applicazione nell'ambito del settore dell'energia geotermica, come pure un altro settore strategico del quale parleremo questa mattina, è quello della cosiddetta crescita blu, cioè dell'economia legata al mare. Questa è un esempio di una piattaforma per la mitigazione a fronte di un evento, una mareggiata eccezionale. Peraltro, nell'ambito del settore delle costruzioni, io mi occupo di calcestruzzo è il materiale che fa da padrone. Noi abbiamo circa 10 miliardi di tonnellate, quindi più di una tonnellata pro capite, quindi un gadget, una commodity per ciascuno di noi. Queste sono due fra le strutture più recenti, questa è ancora forse l'edificio più alto del mondo, è il Burj Khalifa, questo è il viadotto più alto in Francia. Io ho messo il moto delle Olimpiadi, ho il modo di andare più veloci, più in alto, con strutture più veloci. Questo è un dato anche particolarmente interessante, cioè il calcestruzzo viene prodotto in una quantità che è maggiore di due volte la somma di tutti gli altri materiali di costruzione. Quindi effettivamente immaginare un mondo concrete free è assolutamente terribile. Peraltro è un materiale che ci consente di realizzare anche splendide architetture, scandinavie, zanine, questo è il ciocco. Questo era il padiglione, non lo faccio ancora, il padiglione Italia all'estero, che due anni fa l'America ha premiato per la più bella architettura in calcestruzzo del mondo, quindi anche un esempio. È il materiale con il quale noi lavoriamo da circa 2000 anni, è lì. Il calcestruzzo, io non mi piace molto perché è un affare che non li crede il straccio, cioè un calcestruzzo la cui condizione di proprietà cambiano man mano che io salgo con l'altezza del muro perché sono richieste prestazioni inferiori fino ad arrivare al calcestruzzo con la pollice nella.
però questo materiale si trova ora ad operare in contesti che noi difficilmente riusciamo a prevedere, magari fino a ieri, e che difficilmente riusciamo a prevedere che sarà un problema. Qui ho messo alcune immagini, questa è stata, questo è il Museo della Magnata, il Museo del Domani a Rio de Janeiro, nell'ambito di una ristrutturazione dell'area del mondo. E ci sono dentro un'esposizione molto bella. A me ha colpito in particolare questa slide qui, che il genere umano è diventato una forza geologica. Cioè noi abbiamo una potenza disruptive sull'ambiente in cui viviamo che pare. E peraltro ci dobbiamo confrontare con dei fenomeni che poi voi vedete che stavamo. Adesso il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane ed è previsto che diventerà il 2045 due terzi della popolazione mondiale. Anno, più della popolazione dell'Italia si muove da aree rurali a aree urbane. Questo comporta una serie di problematiche alle quali eravamo abituati a pensare. Se non altro, per esempio, in questi grandi questo è uno studio che è stato fatto dalla University of British Columbia, edifici costruiti nel 2000 e edifici costruiti nel 2030, in contesto come di profondità di carbonatazione come vita utile a fronte del meccanismo di crescita del mondo. Se tutto rimanesse così com'è, passeremmo da 65 anni a 56. Ma se teniamo conto attualmente della fonte carbonica, ecco che andiamo da 57-44 anni, quindi abbiamo un decremento della vita attesa del 20%. Questi sono i scenari con i quali dobbiamo confrontare. E come persone che lavorano nell'ambito di materiali, dobbiamo anche chiederci come rispondiamo noi, qual è la soluzione che forniamo a chi deve realizzare strutture, costruzioni, infrastrutture industriali. Se uno pensa al calcestruzzo, la prima prestazione che ovviamente è la resistenza alla pressione. E in questo campo la tecnologia che ci ha fatto veramente dei passi da gigante, non solo perché noi siamo riusciti a raggiungere la resistenza di pressione elevante, cioè quest'anno fa in altri contesti si interrogava quali erano i valori per il prossimo millennio, parlava di che sono magari concetti che potrebbero determinare anche per il futuro. Questo è semplicemente perché dobbiamo cambiare il modo di guardare ad un materiale tradizionale come il calcestruzzo, farla pensare a qualche altra prestazione, a un complesso di prestazioni. Ecco quindi anche la sfida. Questa è una indagine fatta da un altro progetto europeo, circa 10 anni fa, dove si valutava l'efficacia del ripristino. Subisce un nuovo degrado importante che necessita quindi una nuova rivoluzione. E il 25% delle nuove, chiamiamo le failure, avviene nei primi 5 anni da ripristino. Quindi non c'è solo il problema della durabilità della struttura di sé, ma c'è anche il problema della durabilità del ripristino della struttura. Questo è a cui, come consorzio Resilience, in 14 partner, dicendo. Guardiamo la durabilità, che è senz'altro un aspetto fondamentale, soprattutto in termini di materiali che sono in grado di mantenere la loro e questo si traduce in riduzione del costo. Questo è un aspetto importante. Magari materiali che questo può essere utilizzato anche in fase di produzione di installazione. Al di là del nuovo materiale in sé, provare a pensare a qualcosa di nuovo sull'intero processo di costruzione, non avere semplicemente un nuovo materiale splendido e continuare a pensare in termini tradizionali, in termini di concezione strutturale, in termini di processo costruttivo. Questa è anche la sfida. E c'era un esempio, strutture nelle quali queste prestazioni possono essere estremamente interessanti, applicazioni in ambito di e comprendere meglio la struttura. Quindi questo è il nostro nome che ci siamo dati, Resilience, dove queste 5 lettere al gesto stanno ad indicare una particolare prestazione con la quale noi stiamo lavorando, che è quella dell'autoriparabilità, il self-healing. Questi sono i nostri partner, sono 4 partner italiani, 4 partner spagnoli, Irlanda, Germania, Estonia, Malta, Grecia e Israele. 8 partner sono industriali, 6 sono accademia o servizi di ricerca. Proprio guardando alla durabilità, cosa fa un ingegnere? Prende il codice di progettazione, poi riferirsi e guarda qual è il percorso che gli viene suggerito.
voglio essere polemico, ma in effetti l'approccio che c'è nel codice attuale sulla proprietà del processo di è poco prestazionale, forse molto prestativo, o perlomeno parlamentare, perché contiene una serie di indicazioni, un massimo rapporto di cemento, di integrante, di prestazione, di complimento. È chiaro che dietro c'è una, dire, un pensiero prestazionale, ma posso in questo modo dire codici, questa è una, questa è la situazione in cui si trova, questo è una questione in una zona anche difficilmente ispezionabile, quindi quando alla fine andate a vedere queste sono strutture per siamo strutture in attuaggio, abbiamo un'applicazione molto facile e questo c'è cioè, un ingegnere animato che ha un po' quindi sicuramente queste sono alcune immagini prese in una lettera da me. Questo è lo stato in cui ci sono sì, sinistro. Ecco, noi abbiamo sostanzialmente pensato di declinare il nostro approccio in questo modo. Abbiamo voluto essenzialmente trasformare il calcestruzzo. Quando noi leggiamo una prescrizione di copriferro minimo, sostanzialmente qual è la funzione che diamo al calcestruzzo? Quella di protezione della natura. Quindi è una barriera che protegge e quindi fornisce questa protezione di qualità. Il nostro approccio è stato quello di dire proviamo a cambiare, proviamo a dire che il materiale diventa un protagonista attivo e quindi da un lato proviamo a operare sulla sua microstruttura e nanostruttura per renderlo più compatto, quindi ritardare i fenomeni. Dall'altro proviamo ad implementare questa funzione di autoriparabilità, quindi il calcestruzzo in qualche modo sente il degrado e attiva queste, questa funzione, che è una funzione biologica che noi abbiamo. Alcuni esempi. Noi siamo partiti da la tecnologia dei calcestruzzi che sono rinforzate dalle varie costruzioni. Immagini che l'ingegnere RDC in Spagna è un ponte del quale probabilmente parlerà anche per esempio di un ponte pedonale realizzato con questi nuovi calcestruzzi che sono rinforzati dalle varie costruzioni. Sostanzialmente attraverso la progettazione della composizione della miscela si riesce ad ottenere un materiale che è capace di distribuire il danno, tanto quindi la fessura del materiale, qui vedete quante fessure sono state in centimetri, sollecitazione, flessione, ed ha un comportamento che è elastoplastico in trazione, quindi assomiglia a quello d'acciaio, ovviamente con valori diversi. Però qui noi abbiamo ottenuto questi risultati che abbiamo ottenuto in noi. Abbiamo una resistenza a tensione di 8 MPa con calcestruzzo è 3 volte quella. Soprattutto abbiamo la capacità di sostenere questa resistenza fino a valori di deformazione molto elevati. 2%, tanto per intenderci, è il limite di rottura convenzionale che usavamo per l'acciaio nelle vecchie macchine. E poi si parla tanto di nanotecnologie, questa è una frase di Feynman, c'è un sacco di spazio al piano di e in effetti dall'uso di aggregati grossi, sabbie, eccetera, si è arrivati ad utilizzare veramente particelle. E noi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione su due particolari. Queste sono nanofibre di alluminio. Sostanzialmente l'idea qual è? Quella che riescano a cucire le fessure veramente all'atto iniziale della loro e il beneficio che noi abbiamo riscontrato, questa è una resistenza a flessione, quando noi curiamo il calcestruzzo al 90% di umidità, ma il nostro calcestruzzo, pensando all'applicazione della centrale geotermica, noi non lo curiamo al 90% di umidità, noi realizziamo la struttura e quando magari la struttura va in opera, quindi è soggetta ad un'acqua che già contiene degli agenti aggressivi, quindi viene curato in ambiente aggressivo. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto utilizzando una particella. Questo è il calcestruzzo di riferimento. Questo è il calcestruzzo attivato con l'alluminio nanocellulare. Quindi riusciamo a migliorare la sua prestazione in un ambiente di cura, un ambiente di esercizio che è già aggressivo. Altri benefici che possiamo avere, questo per esempio è il ritiro del primo autogeno, questi materiali, anche altre prestazioni, con rapporti a cocimento molto bassi, soffrono di ritiro autogeno, di costruzione interna del lato. La nanocellulosa in cosa fa? È fortemente igrofila e si comporta come una sorta di nanoserbatoio diffuso.
non abbiamo riscontrato, siamo a 4 mesi, quindi è un'analisi del ritiro su tempo di esposizione, non abbiamo riscontrato delle riduzioni importanti, questi produttori rimangono stabili, magari come produttori di tutti i fatti di 5 stanze. La funzionalità distintiva è quella dell'autoriparazione. Noi abbiamo alcuni esempi, questo è il nostro materiale, dopo un mese in acqua o dopo un mese a ciclo di asciutto. Quindi vedete come si attivano sostanzialmente delle reazioni, abbiamo degli additivi specifici che catalizzano queste reazioni, delle stime, che rendono il processo più veloce e profilato. Si può dire che questa è acqua del rubinetto, quindi è acqua buona. Bene, abbiamo provato anche in acqua salata, quindi replicando in esposizione. Qui c'è un profilo di penetrazione dei polmoni in assenza di stili. Quindi questa funzionalità attiva che noi diamo al nostro materiale effettivamente ritarda anche il fronte del risultato. E a fronte del comportamento meccanico, questa prima brutta vedete una risposta istantanea del materiale. Se invece noi lo professuriamo, lo teniamo in acqua, geotermale, sulla spalla. E poi dopo un mese andiamo a rifessurarlo, ecco, andiamo addirittura a guadagnare in resistenza proprio per questa interazione anche che c'è tra le fibre e i prodotti di energia. Rapidamente per quindi qual è il nostro concetto su questa tabella? Noi andremo a utilizzare, l'abbiamo chiamato Ultra High Durable, un materiale che ha un comportamento estremato, ma che ha delle funzionalità di autoriparazione e è nano ingegneria, e riesce sostanzialmente ad andare a dire delle prestazioni doppie rispetto a un calcestruzzo di ottima qualità in stadio non fessurato, tenendo però conto che molte delle nostre strutture lavorano in stadio fessurato. Noi miriamo mattatoio del posto di Malta, è una torre di sostanzialmente alla fine anni 30 costruita dagli inglesi. Fa parte di un progetto di recupero di questa archeologia industriale del governo maltese. Questa è la situazione di degrado che la torre presenta a lato mare.
lato terra è uno stato perfetto, le carote estratte tagliano 40 megawatt.